voleva introdurre nella vita politica e nella società quanto più ampi margini di libertà possibili. E propugnava liberalizzazioni quando, in un periodo in cui lo Stato dominava l'industria, dominava il credito, dominava la società civile. Comprendeva come fosse indispensabile operare in una prospettiva continentale, anzi mondiale. E va poi ricordato il tratto umano di Renato Altissimo, la sua capacità di discutere, la sua disponibilità ad affrontare ogni tema senza pregiudizi e la sua capacità anche di discutere con i singoli elettori. Erano pochi gli elettori del Partito Liberale, però c'era un confronto sempre dinamico da parte di Renato che ne distingueva molto il suo tratto e la sua figura. La ringrazio, onorevole Costa. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Gianni Melilla. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Non sarei sincero se non dicessi che noi di Sinistra Ecologia e Libertà apparteniamo sicuramente ad una tradizione politica diversa, molto diversa da quella del Partito Liberale. Ciò non di meno mi piace mettere in rilievo l'estrema coerenza personale di Renato Altissimo, che fino all'ultimo è rimasto liberale. A me non piace chi cambia facilmente casacca politica. Renato liberale fino all'anno scorso, quindi pochi mesi prima di lasciarci, era impegnato nell'ennesimo tentativo di rimettere in piedi la cultura e la politica dei liberali italiani. Voglio ricordare anche due episodi che dimostrano come la coerenza Renato Altissimo univa anche una grande dose di coraggio, coraggio personale. Appena eletto segretario del Partito Liberale, Renato Altissimo, come sua prima uscita pubblica, andò in Afghanistan a solidarizzare con la resistenza afghana contro l'invasione sovietica. Certo, Renato Altissimo non poteva immaginare che qualche decennio dopo quei mujahideen sarebbero stati dei feroci criminali terroristi e avrebbero dato vita ad uno Stato, quello dei talebani, all'insegna della violenza e della dittatura più feroce. Ma lui andò lì animato da un sincero spirito di libertà. E poi voglio anche dire che Renato Altissimo è stato uno dei pochi politici italiani di quel livello, con responsabilità di governo e di partito ai massimi livelli, ad aver pagato di persona quelle inchieste di Tangentopoli per un reato che oggi è anche stato depenalizzato, un reato di finanziamento illecito al suo partito, il Partito Liberale. Ecco, noi dovremmo riflettere serenamente, laicamente, anche su quella stagione che ha privato l'Italia di persone per bene come Renato Altissimo. La ringrazio, onorevole Melilla. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Locatelli. Prego. Grazie Presidente. Se ieri Renato Altissimo fosse stato in vita, avrebbe festeggiato con noi l'approvazione della legge sul divorzio breve. Altissimo ed il Partito Liberale, infatti, sono stati nel tempo, con i socialisti e i radicali, tra i principali sostenitori delle battaglie per i diritti civili che resero il nostro paese più laico e più moderno. Fu un innovatore, un liberale, non un liberista, protagonista del tanto vituperato pentapartito che invece rappresenta, secondo noi, uno dei momenti più felici della storia della nostra Repubblica, anche mettendo fine all'egemonia cristiana, democristiana. Renato Altissimo credeva nella compatibilità tra valori e principi socialisti e quelli liberali. Un socialismo moderno è un socialismo che, appunto, socializza i valori liberali, che un tempo erano riservati solo